Ciao amici, le vacanze sono ormai finite ed è ora di rimettersi sotto con studio e lavoro. Ho deciso di fare questo video per aiutarvi in questo periodo e per condividere con voi sette passaggi che attuo ogni anno all'inizio del semestre, a settembre, per rimettermi in carreggiata ed affrontare al meglio il periodo che segue. Questi sono consigli per lo studio, ma anche credo molto utili per chi, come me, ha finito l'università e deve lavorare. Il primo passaggio è quello di stabilire le proprie priorità accademiche e lavorative. Il periodo successivo alle vacanze e l'inizio di settembre mi sono sempre piaciuti proprio perché mi davano l'idea di iniziare un nuovo ciclo, un periodo nuovo, quasi un anno nuovo, in cui attuare tutti i miei progetti e impegnarmi per realizzarli. E questo perché le vacanze mi hanno sempre dato molta carica per il periodo successivo. Tuttavia, c'è sempre il rischio che l'entusiasmo iniziale ci spinga ad impegnarci in moltissimi progetti senza poi avere effettivamente l'energia e il tempo per portarli avanti. Infatti, anche se le vacanze ci danno molte energie, non possiamo pensare che le nostre scorte di energia siano inesauribili e dobbiamo cercare di utilizzarle sulle cose davvero importanti. Ed è qui che entrano in gioco le priorità, cioè quelle attività, quei progetti che sono davvero importanti e rilevanti per la nostra vita, in base alla nostra definizione di successo, e per i quali vogliamo impegnarci e ai quali vogliamo dedicare la maggior parte delle nostre energie. Per chi è all'università, stabilire le proprie priorità può significare scegliere quali esami sostenere nel semestre, quali progetti accademici privilegiare oppure imparare una nuova lingua. Anche sul lavoro si possono ovviamente identificare le proprie priorità, che devono anche essere coniugate con le priorità del proprio datore di lavoro. In ogni caso, è sempre molto importante identificare l'area accademica o professionale che costituisce la nostra priorità. Se non definiamo quali sono le nostre priorità, rischiamo di iniziare tantissime attività, ma di non portarne termine nessuna. Il secondo passaggio è quello di privilegiare il proprio benessere fisico. Non possiamo pretendere che il nostro corpo ci aiuti, ci assista nel perseguimento dei nostri obiettivi se non ci prendiamo cura di lui. Il benessere fisico e quello mentale, di cui parleremo tra un attimo, devono essere in cima alla lista delle nostre priorità. Anche gli obiettivi lavorativi ed accademici possono e devono essere messi da parte se non ci sentiamo bene. Per quanto riguarda il nostro benessere fisico, dobbiamo ovviamente farci controllare, assistere da un esperto se non ci sentiamo bene, se c'è qualcosa che non va. E dobbiamo sempre ascoltare, dare peso ai segnali che il nostro corpo ci manda. Altra cosa è però mantenere il proprio benessere fisico quando si sta bene, assicurarsi di non perderlo. Ognuno ha il proprio modo di prendersi cura di se stesso e io non posso fare altro che condividere il mio, che non sarà legge per tutti, ma magari potrà aiutarvi a prendere ispirazione. Per me è importante nutrirmi bene, nutrire bene il mio corpo, mangiare cose che mi fanno stare bene, quindi frutta, verdura, cereali, proteine. Come vedete su Instagram, se mi seguite, io non seguo una vera e propria dieta, non escludo nulla dalla mia alimentazione, mangio un po' in maniera intuitiva, cerco di mangiare in un modo che considero salutare, principalmente perché mi dà l'energia di cui ho bisogno, mi fa sentire bene, ma non limito i cosiddetti sgarri, cioè quando mi va di mangiare cioccolato mangio cioccolato, quando mi va una pizza mangio una pizza, mangio un po' di tutto, non ho regole fisse ed è proprio questo modo di mangiare intuitivamente che mi permette di nutrire il mio corpo nel modo in cui il mio corpo richiede, cioè corpo e mente mi indicano di aver bisogno di qualcosa e io glielo do. Ovviamente chi ha problemi alimentari, intolleranze o problemi di salute deve fare più attenzione alla propria alimentazione rispetto a quello che faccio io e io non sono una nutrizionista, quindi non posso darvi alcun consiglio in questo senso. Il messaggio che voglio far passare è che l'alimentazione e quello che introduciamo nel nostro corpo è molto importante per il nostro benessere fisico. Altra cosa importante per me è l'attività fisica. Anche qui io non mi impongo alcuna routine di allenamento super restrittiva, super intensa. Cerco di muovermi un po' ogni giorno e cerco di dare al mio corpo, di fargli fare il movimento di cui ha bisogno. Ci sono giornate in cui ho bisogno magari di sfogarmi e
una corsa oppure un functional training sono quello che fa per me, altre giornate in cui ho bisogno di distendermi un po' e di riconnettere corpo e mente, quindi preferisco una lezione di yoga oppure semplicemente una camminata, una power walk. Anche qui ascolto il mio corpo e non mi impongo nulla ed è proprio per questo che mi sento bene con me stessa, almeno quando faccio così mi sento bene con me stessa. La fine delle vacanze con l'inizio del nuovo semestre è un ottimo momento per riprendere le redini della propria vita e ricominciare a prendersi cura del proprio benessere fisico, magari stabilendo una sorta di routine di allenamento o impegnandosi a cucinare di più a casa e a mangiare cose più salutari. E queste abitudini che ricominciamo a seguire a settembre possiamo poi portarcele dietro per tutto il resto dell'anno e non faranno altro che farci bene. Solo dando priorità al nostro corpo riusciremo ad avere le energie necessarie per portare avanti i nostri progetti, per raggiungere i nostri obiettivi e per sentirci bene. Il passaggio numero 3 riguarda il benessere mentale. Infatti, altra componente essenziale del nostro benessere è quella che ha a che fare con la sfera mentale. In molti anni di studio e lavoro mi sono resa conto che il benessere mentale è importante almeno tanto quanto quello fisico. Stare bene mentalmente non significa, credo, essere sempre felici, perché non è facile essere sempre felici, non credo neppure sia possibile, ma significa non vivere, almeno per me, significa non vivere costantemente nella mia testa, cioè non seguire continuamente problemi che sono quasi solo presenti nella mia testa e sui quali continuo a pensare, ripensare, riflettere. Ovviamente la salute mentale è un altro ambito in relazione al quale a volte è necessario rivolgersi a specialisti. Quello di cui parlo oggi è il mio metodo, sono i miei accorgimenti per preservare la mia salute mentale, ma non ha nulla a che vedere con la medicina. E di nuovo, questa sfera è molto soggettiva, quindi io non posso fare altro che condividere la mia esperienza e sperare che vi aiuti. Per me benessere mentale significa equilibrio. Per raggiungere e mantenere questo equilibrio devo dare tempo e modo alla mia mente di rilassarsi, di riprendersi, di riposarsi. Credo che alla mia mente piaccia molto lavorare sodo ed essere produttiva, proprio perché le do il tempo di riposarsi e di recuperare. Quando sono all'inizio di un nuovo anno di studio e di lavoro dopo le vacanze, mi assicuro di ricavare il tempo, di dedicare tempo alla mia famiglia, ai miei amici, alla lettura e alle attività che mi fanno stare bene mentalmente. E tra queste spiccano ovviamente le attività sociali. Yoga, sport e meditazione mi aiutano anche a mantenere un equilibrio, una connessione tra il mio corpo e la mia mente, mantenendo unite le due sfere del mio benessere. Altre attività che mi aiutano a stare bene mentalmente sono la lettura e il journaling, la scrittura, che sono coccole per la mente e mi permettono di riempire la mia mente con qualcosa di diverso, la lettura, oppure di svuotare completamente la mia mente, cioè con la scrittura. Riprendere queste attività ogni anno a settembre e cercare di svolgerle il più possibile durante l'anno mi aiuta a stare bene con me stessa. Il quarto passaggio riguarda l'organizzazione accademica professionale. Una volta stabilite le nostre priorità in ambito accademico o professionale, o entrambi, occorre realizzare un piano, organizzarci per raggiungere i nostri obiettivi. Se si tratta di studiare per gli esami o di imparare una nuova lingua, bisogna innanzitutto trovare il metodo giusto per farlo. E guarda caso, io ho intere playlist dedicate al metodo di studio, all'apprendimento Active Recall, Spaced Repetition e all'apprendimento delle lingue. Vi lascio tutti i link nella description box. Ma organizzarsi significa anche procurarsi tutti i materiali che serviranno per studiare, quindi procurarsi libri, procurarsi materiali online ed essere certi di avere quindi tutto a disposizione. All'inizio di settembre io cerco per ogni ambito del mio lavoro, del mio studio, di quantificare la mole di lavoro che devo affrontare e poi di suddividerla per mesi, settimane o giorni. In questo modo posso organizzare le mie attività non solo lavorative e accademiche, ma anche personali. E per fare ciò identifico delle scadenze entro le quali devo portare a termine determinati obiettivi, ad esempio per lo studio cerco, e se ho delle lezioni, cerco di fare tutte le letture prima delle lezioni e poi mi organizzo con Active Recall e Spaced Repetition per il periodo successivo. E la stessa cosa, anche se in maniera un po' diversa, la faccio per quanto riguarda i miei impegni professionali. Il quinto passaggio riguarda l'organizzazione personale. Poiché, come ho detto prima, le mie priorità comprendono anche attività personali per il mio benessere fisico e mentale, faccio in modo di inserire queste attività nel mio piano settimanale e quotidiano,
in modo da accertarmi di svolgerle realmente, di portarle avanti e di stare bene con me stessa. Quindi per ogni settimana indico per quanto tempo e quando svolgerò attività fisica, passerò tempo con gli amici oppure leggerò. Il sesto passaggio riguarda la routine. Dopo aver identificato tutti gli elementi di cui si deve comporre la mia settimana, quindi per la realizzazione dei miei obiettivi accademici, professionali, di sport e di vita sociale, devo mettere tutto insieme e fare in modo che la mia settimana si componga effettivamente di questi elementi e trovare il tempo per tutte le attività. Qui entra in gioco per me la routine. Mi piace costruirmi una routine per cui tratto lo studio e il lavoro in un certo modo, magari mi alzo presto al mattino e svolgo determinate attività, faccio esercizio nella pausa pranzo e vedo gli amici alla sera. Mi piace avere una sorta di routine, seppur flessibile, che mi aiuta a rimanere organizzata. Infatti, come abbiamo detto in altri video, vi lascio il link, abitudini e routine ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi senza far ricorso a tutta la nostra forza di volontà, perché le abitudini e le routine ci consentono di rendere alcuni comportamenti automatici e quindi ci richiedono meno sforzo. Creando la mia routine settimanale, che poi è flessibile come ho detto prima, inserisco le ore dedicate al lavoro, allo studio, alla lettura, allo sport e agli amici, e faccio sempre in modo di non impacchettare le mie giornate, di non renderle tutte piene senza neppure una pausa. Cerco sempre di lasciare momenti liberi, anche intere ore di libertà, per la spontaneità della vita, per fare quello che mi sento di fare e anche a volte per recuperare alcuni tasks che non sono riuscita a portare a termine. Quindi è importante organizzarsi, avere una routine, ma non dobbiamo sentirci impiccati tutto il tempo. E questo anche per me è stato un aspetto che ha richiesto un po' di tempo. Ho dovuto provare, riprovare, sbagliare prima di trovare un equilibrio di questo tipo. Iniziate adesso e vedrete che man mano, se vi sentite un po' troppo impiccati, le cose miglioreranno. Il settimo passaggio riguarda l'accettazione e l'equilibrio. Anche se parliamo di produttività, organizzazione, pianificazione, dobbiamo ricordarci che la vita non è solo nel futuro, la vita è adesso e nel presente. È importante, certo, pensare al futuro e organizzarsi. Io a settembre cerco sempre di riportarmi nel momento presente, di godermi anche un po' i miei sacrifici, godermi il processo per il raggiungimento degli obiettivi, senza proiettarmi immediatamente nel momento futuro, perché se ci si proietta solo nel futuro, di fatto ci si dice il presente fa schifo. E non è così, perché la nostra vita è nel presente, il presente è il momento in cui possiamo provare emozioni reali che sono davanti a noi e dentro di noi, appunto nel momento presente. Quindi non dimentichiamoci che possiamo fare tanti piani, ma dobbiamo sempre accertarci di vivere in questo momento qui, proprio adesso. L'altra cosa di cui voglio parlare è l'accettazione. Credo che sia molto importante non fustigarsi, sgridarsi, mortificarsi quando non si riesce a portare a termine qualcosa o si fallisce. Tutti sbagliamo, tutti abbiamo dei fallimenti e tutti possiamo imparare da questi fallimenti e prenderli in maniera positiva. Dobbiamo accettarci per quello che siamo e dobbiamo accettare che non siamo fatti soltanto per lavorare, non siamo delle macchine, siamo persone che provano emozioni, che hanno stati d'animo che variano da momento a momento, da giornata a giornata, e siamo persone che hanno bisogno di molto di più rispetto agli obiettivi da raggiungere. Quindi anche se a settembre mi sento sempre carica e pronta ad affrontare tutto per raggiungere i miei obiettivi, cerco sempre di ricordarmi che devo accettare anche quelle che magari considero le mie debolezze, accettare che non sempre posso fare tutto e che la cosa più importante è che io mi senta bene e viva bene nel presente. E questo è un po' il messaggio di questo video. Io vi auguro un buon inizio di semestre e spero che possiate affrontarlo con serenità, non con ansia e stress. Certo, con produttività, determinazione, organizzazione, ma sempre con amore verso se stessi. Fatemi sapere quali sono i vostri consigli per iniziare al meglio il semestre e per portarlo avanti ancora meglio. Seguitemi su Instagram per vedere cosa faccio in tempo reale e vi accorgerete che un po' di cose stanno cambiando, dei progetti dei quali vi parlerò prestissimo, che sarò contentissima di condividere con voi, ma purtroppo non è ancora il momento. Stay tuned. Io intanto vi abbraccio forte, vi faccio un grande in bocca al lupo e ci vediamo nel prossimo video.